Sono appena usciti i risultati definitivi anche dell'Europeo, un risultato straordinario per il PD. Grande soddisfazione, una triplice di vittoria, ha detto lei. Sì, una triplice vittoria perché ha vinto il PD con il 40%, ha vinto Arezzo con il 55%, ma ha vinto soprattutto l'Italia, un'Italia che ha dimostrato che vuole cambiare verso anche nei confronti dell'Europa. Noi siamo pronti, siamo reattivi, vogliamo cominciare questo percorso tutti insieme. Lavoreremo come e più di prima per dimostrare e ringraziare tutti coloro che hanno creduto in noi. Ecco, Renzi si conferma l'uomo del momento con la sua voglia di rinnovamento, di cambiamento. Arezzo, la provincia, gli ha sempre dato fiducia. Arezzo ha sempre dato fiducia a Renzi. Renzi è visto come un vero leader, non un leader autoritario, ma un leader comprensivo, capace di creare una nuova generazione di politici, capace di creare entusiasmo e ottimismo e soprattutto speranza fra la gente. Ecco, per concludere parliamo delle affluenze. Negli ultimi anni si è fatto tanto dibattere, la gente era meno invogliata ad andare a votare, però in questa ultima tornata elettorale sembra che un pochino lo stimolo sia tornato e anche la nostra provincia lo ha dimostrato. Abbiamo avuto un'affluenza al 60%, era difficile per Arezzo perché non avevamo le amministrative rispetto ad tanti altri comuni del capoluogo, comunque l'affluenza è stata altissima e penso che questa sia una vera vittoria per tutta la politica. Si comincia quindi a capire che siamo in Europa? Siamo in Europa, per davvero.